DJ Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Party time! Welcome to Life Motel. Tearing down your house tonight. Siete su DJ Fox Radio, buonasera a tutti, io sono Mauro, vi do il benvenuto a Live Motel. Questa puntata siamo nella sala prove di Casa Fox a Cologno Monzese e sono in compagnia di due amici che sono venuti a trovarci da Genova, ma ve li presento subito, The Black Armadillos. Buonasera ragazzi. Ciao Mauro, ciao. Allora, Santo alla voce e alla chitarra e Maurizio alla batteria. Allora, formazione bellissima, essenziale, scheletrica, è vero? Nuda e cruda, come ci avevate definiti nell'intervista telefonica. Nuda e cruda. Nuda e cruda, anche perché sono due elementi essenziali, no? La chitarra elettrica e la batteria, che non hanno bisogno di altro. Perché sì, se vuoi metterci un basso, effettivamente c'è, poi, però è già comunque proprio una tipologia di suono, quella della chitarra con la batteria. Sì, diciamo che esiste ormai della tecnologia che permette di avere un bassista nella band senza avere un bassista nella band. Io supporto un pedale che riesce a farmi suonare come se avessi un basso, e quello, diciamo, serve per compensare la mancanza del bassista. Detto ciò, direi che il suono sia essenziale, che basti. Ecco, anche perché voi usate dei tipo di effetti, campionamenti, delle sonorità. No, campionamenti no, perché sono col computer e voi non ce l'avete. Però avete sicuramente degli effetti, vedo una pedaliera qua che sembra. Sì, certo, il solito overdrive che ormai troviamo in qualsiasi pedaliera al mondo. Vabbè, l'accordatore, c'è questo effetto di cui ti parlavo che riproduce il basso. E poi c'è fuzz, che in questo genere. Assolutamente bisogna averlo. Ecco, allora voi intanto quant'è che suonate insieme? Perché voi siete arrivati a pubblicare il primo album adesso recentemente. Sì, l'abbiamo pubblicato quest'estate, primi di settembre. Sì. E noi ci siamo conosciuti nel novembre del 2019. Abbiamo avuto prima che io periodo cantassi. Sfigato proprio, sì, poi, sì. Cioè, sì, non avete fatto in tempo neanche a me. Però per carità, quello è servito un po', perché mi ha dato la possibilità di dedicarmi di più alla musica, un po' di tempo libero, e da quel periodo lì che sono usciti i pezzi dell'album, quindi sfigato sì, però anche mi è servito. Sì, anche perché comunque voi avete avuto modo di fare concerti, non se ne parlava proprio, ma forse non sareste stati neanche in grado comunque di avere della musica da presentare in un concerto ipotetico, no? Sì, assolutamente. Perché appunto sarebbe venuto poi 2 anni dopo l'album nuovo, quindi esatto. Sì, alla fine forse è arrivato con le tempistiche che vi ha permesso di lavorare anche magari a distanza, perché c'è stata la chiusura, quindi... Noi a distanza non abbiamo mai lavorato, fortunatamente essendo solo in due, poi ricavarti uno spazio tra uno e l'altro, anche in spazi un po' più ristretti. Certo. Quindi ogni volta che c'era l'occasione ci vedevamo in sala prove e riuscivamo tranquillamente a mantenere a distanza, finestra aperta. Non abbiamo corso nessun rischio. Benissimo, sì, infatti, ci sta. Allora, noi siamo veramente molto curiosi di ascoltare la musica dei Black Armadillos, oppure Armadillos. The Black Armadillos. All'inglese, o si presta veramente a tutte le lingue, no? Esatto, sì. Italiano, Armadillos, l'armadillo è un animaletto, quello tutto strano. Carinissimo. Con la coda un po' lunga. Esatto. E si presta all'inglese, allo spagnolo, quindi pronunciatelo come volete, basta che lo pronunciate. Noi siamo veramente, abbiamo molta voglia di ascoltare la musica dal vivo, chitarra e batteria, rigorosamente dal vivo. Ricordiamo, siamo nella sala prove di Casa Fox, qui a Cologno Monzese, dove stanno per suonare per voi che ci ascoltate. Due brani, cosa ci ascoltiamo?
Allora, il primo brano si chiama Rockin' Rollin', che è un omaggio alla musica rock in generale. Il secondo brano si chiama Give Me Something, che è un po' più tranquillo. Avremo modo di ascoltare praticamente tutto l'album, ma iniziamo subito con queste due canzoni, con The Black, Amarillos. Grazie. Don't be afraid, come in. After the storm, you're gonna see us rolling. Rolling. Yeah, you wanna be the shot, come in. After the wolf, you're gonna hear us howling. Rolling. Yeah, you wanna waste your time, come in. Like big balls of fire, you see us rolling. We'll be right back.
gonna see us roll. Hey, you wanna be the shot, come in like a wolf, you're gonna hear us all. This is Life Motel. Santo alla voce, alla chitarra, Maurizio alla batteria, The Black Armadillos, questa sera Live Motel. Allora, questi erano i primi due brani di questo album che non li suonerete comunque nell'ordine in cui troverete le tracce dell'album. Esatto. Ecco, anche perché c'è un sistema che permette di dosare le canzoni, no? Quando anche dal vivo non le fate con l'ordine del disco. Non posso mai farle nell'ordine del disco dal vivo, perché se non lo facessi, la prossima canzone avrei finito di cantare. Perché la prima nel disco è I Feel Electric,
se canto quello. Squarciagola. Squarcia le corde vocali. Quindi alla fine, alla fine. Esatto, sì. Allora, voi intanto si sente una maturità musicale, artistica, avete una dimestichezza con gli strumenti che è notevole, no? Che fa presupporre che voi arriviate da percorsi musicali già precedenti al vostro incontro. Allora, per quanto mi riguarda, io ho suonato, ho studiato pianoforte dalla quinta elementare alla prima media. Quando ho compiuto 16 anni ho cominciato a studiare la chitarra da autodidatta. Quindi come Ezequiel, Quiet, che suona pianoforte la chitarra. Sì, 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 più o meno. Ti manca magari la barba lunga. Ecco, e venivate comunque già da altre esperienze musicali, oppure questa formazione, questo progetto è il primo, diciamo, approccio alla musica? Allora, l'amico Mauri ne ha avute tante di band, ha fatto tantissimi live, io poco e niente, qualcosina, ma niente di serio. Questa qua, questo è il mio primo progetto solo. Bellissimo, perché comunque hai una, anche nel cantare, comunque nella chitarra, si sente comunque un lavoro che c'è, anche di preparazione, forse proprio per l'album. Diciamo che l'abbiamo suonato tante volte, diciamo così. Ecco, invece dal vivo lo state suonando proprio in questi giorni, in queste settimane, per la prima volta forse? L'abbiamo suonato dal vivo l'ultima volta a fine luglio, perché abbiamo avuto l'occasione di esibirci in Porto Antico a Genova. Questa è la seconda volta. Quindi album ancora non uscito, quindi erano inediti praticamente. Esatto, sì. Comunque già importante. Come l'ha accolto la gente queste canzoni che ancora non conosceva? Allora, ci hanno fatto tantissimi complimenti per i suoni che uscivano. Questi ve li ho fatti anch'io, perché sì, comunque, sì, infatti, i sì. Suoni che sono... È vero che la formazione chitarra e batteria non è inedita, perché comunque ci sono stati già i West Stripes, ci sono stati comunque anche Vitervini che con il Bud Spencer Blues Explosion, però sta alla bravura dei musicisti dare quel qualche cosa che caratterizza il proprio suono. Sì, esatto, non bisogna lavorare secondo me sul non far annoiare le persone, ma il primo obiettivo è quello di non annoiare. No. Sì. Dobbiamo noi divertirci in primis. Anche perché la vostra musica è molto varia, come abbiamo sentito appena adesso, si alterna momenti più duri con delle pennellate quasi swing, no? Quasi... Sì, è vero, verissimo. Sì, sì. Give Me Something è proprio così. Avete proprio anche delle sonorità che abbracciano non solo un rock viscerale, no? Ma hanno tante sfumature anche in cui ci si può veramente ritrovare. Vero, sì. Specialmente questo pezzo qua, Give Me Something. Sì. Allora, io voglio farvi suonare veramente tanto questa sera, quindi un'altra doppietta di canzoni, sempre tratta da questo nuovissimo album che si chiama The Black Armadillos. Esatto, sì. Black come l'animale, perché anche... L'animale non è nero. No, è un beige... È tipo marroncino. Sì. No, infatti. Io ho pensato questo, allora, c'erano i Black Crowes, i Black Keys. I fratelli Robinson. Esatto, guarda. Black Keys, che sono anche notevolissimi. Tra l'altro, nostra grandissima influenza. I Black Sabbath. Black Sabbath. Poi ultimamente ho visto su YouTube un video di un gruppo, tra l'altro una roba fenomenale, che si chiama Black Pumas. Sì, sono nuovi, sono bravissimi. Sì, bravissimi. Sì, anche io ho detto, ma è possibile che sta Armadillo non se li caga nessuno? Dobbiamo fare qualcosa. Sono diventati neri. Esatto. E li abbiamo qua allora questa sera. Altre due canzoni, santo, come si chiamano le prossime? What's the Time e Scarlet. The Black Armadillos, Live Motel. The sun is allowed to shine. You gotta go. Stop dreaming, wake up, stand up and roll.
The cry of hell. My batteries are full. I got an empty bill on you. It's beating fast because it knows what's gonna happen tonight. To you. We'll be right back.
This is Live Motel. Tutta l'energia dei Black Amarillos questa sera Live Motel. Siete stanchi, ragazzi. Un po' sudati. Sì, effettivamente questa musica ti prosciuga, no? Perché comunque è tutta energia che viene spesa, ma soprattutto che nei live viene donata alla gente che vi ascolta, perché e arriva tutta questa energia, quindi... È un piacere. Sì, assolutamente. Il mestiere del musicista è proprio quello, no? La punta dell'iceberg quando si arriva poi su un palco e si riversa tutta la carica della musica sul pubblico. Ecco, questo è proprio quello che si crea poi nei concerti, no? Questo feeling con la gente. Questo che ti dà adrenalina, no? Funzionare ogni pezzo, anche se l'hai già fatto un milione di volte. I Rolling Stones dopo 50 passaggi continuano a essere Satisfaction e non sono mai stanchi. Sì, non sono mai stanchi dopo veramente tantissimi anni. Sì, chissà come fanno. Vabbè, lì c'è anche comunque... insomma, prendono dei grandi soldi, no? questi hanno la motivazione, diciamo. Sì, sono motivati. Però io credo che anche nella realtà comunque di al primo disco come voi ci siano comunque delle grandi motivazioni, no? Quella anche solo di far conoscere la propria musica, no? di portarla più in là possibile. Su questo che stiamo lavorando. Ecco, voi dove volete arrivare? Dove mirate? Io francamente mi accontenterei, tra virgolette, perché del livello dei vostri pensieri. Sì, che sì, hanno già comunque un pubblico notevole. Esatto, sì. Hanno già, per esempio, io li ho visti nel 2012 come apertura dei Wolf Mother. È già tanta roba, no? Sì, guarda, io penso che musicalmente possiamo arrivarci a loro livello. Sì, ma ancora. Considerando che è un album di esordio, questo è. Insomma. Abbiamo ancora del tempo. Sì. Idee ne abbiamo. Penso che a quelli belli ci possiamo arrivare, cosa entrano in gioco tanti altri fattori. Sì, ma io ve lo auguro, anche perché comunque questa non è una musica che può andare a un talent o che può andare... forse X Factor, magari. Chissà. Ecco, l'idea vi interesserebbe, per esempio, fare un X Factor? X Factor no. Oppure un... Siamo contrari. The Voice o un talent qualsiasi. Ma guarda, ogni tanto partecipiamo a dei contest quando vediamo che... potrebbero apprezzare quello che noi suoniamo, no? Non credo che X Factor sia la strada giusta che faccia vostro caso. Non lo vede anche il mio compagno. Sì, tra l'altro hai delegato lui, ma io so che quello che pensate è più o meno la stessa cosa. Parlo per entrambi. Sì, assolutamente. Allora, chi è che scrive? Di più di meno scrivete insieme? Come siete organizzati con la scrittura dei brani? Allora, io scrivo musica e testi fondamentalmente. Quando a Mauri qualcosa non va tanto a genio, mi dà dei consigli per cui si aggiusta. E lui ci mette ovviamente tutta la batteria. È un lavoro proprio di equipe, ovviamente, di squadra. Sì, esatto. Che viene fuori assolutamente come fosse una persona sola, no? Alla fine. Perché poi conosci talmente bene il tuo partner che sai che cosa... Poi arrivi già a capire che cosa lui può piacere, quindi ci si affina ancora man mano durante il cammino, no? Sì, noi ci siamo... conosciuti non tantissimo tempo fa, perché parliamo di neanche 2 anni, però ci siamo trovati subito molto bene, caratterialmente siamo molto compatibili e soprattutto abbiamo quasi gli stessi gusti musicali. Ecco, questo è fondamentale, sì. Non è che magari a lui piace il reggaeton. Siamo rockers entrambi. Tutti e tre, allora, diciamo pure così questa sera. Allora, ovviamente le sonorità poi le studiate insieme, le fate, cioè tu gli fai sentire magari dei giri di chitarra, dei riff che sono importantissimi, no, per partire. Esatto, io quando vedo che il mio riff o il mio suono piace a Mauri, so che va bene. Sei a posto. Sì. Sì. Questo è importantissimo. Sì. Capirsi e andare nella stessa direzione, no? Poi. Sì, perché ha un buon orecchio lui. Anche se a volte capita che magari una cosa mi sembra spettacolare, no? Poi lui la sente e dice: bello, sì, sì. Mi smonta tutto, no? Io lì per lì mi incazzo, poi. E poi capisco che aveva ragione. E questa è la strada che stiamo percorrendo da quando abbiamo iniziato. Ma è molto importante, perché effettivamente bisogna essere consapevoli che l'obiettivo è lo stesso, no? Quindi non c'è nessuno dei due che vuole fregare l'altro o che vuole comunque predominare. Sapete che il cammino è parallelo e soprattutto che porta allo stessa meta. Sì, esatto, guarda, ti dico questo, noi siamo, cioè io non provo, lui provo genovese. Nonostante ciò a volte mi offre delle
quindi direi che ci siamo, dai. È bellissimo. Tu invece di dove sei, Yuri? Io direi, aspetta, fammi dire, Germania, non lo so. Io sono nato in vicino Dortmund, in Germania. Ah, davvero? Sì, sì, mia mamma è tedesca. Ah, ecco, io avrei detto, guarda, potresti anche essere siciliano, biondi con gli occhi azzurri. Sì, ce ma non nel mio caso, ce ne sono tanti, ma non nel mio caso. Io sono proprio... Quindi t'ho proprio, io ho fatto quasi un... ho provato a sparare e te ho beccato subito. Bellissimo, bellissimo, sono contento. Allora, proseguiamo con la musica dei Black Armadillos con altri due brani sempre da questo album d'esordio che poi vi farò anche vedere perché io c'ho un bellissimo vinile qua che hanno portato. Ma intanto la musica, dopo tutti quei riferimenti per ascoltarli, ma soprattutto per acquistare il vinile e anche i CD. Sì, esatto. Se siete interessati, contattateci. Sì, ma poi dopo diremo tutte le informazioni per arrivare a voi, ma non mancheranno. Cosa ascoltiamo adesso? I prossimi due brani, ragazzi. Blind Man Blues and Lipstick on My Tongue. Ancora con noi a Live Motel, The Black Armadillos. Hey, you wanted to see the pleasures of me. A better man, I'm caught every day. We'll be right back.
Your new car is a wreck. No, man, nothing's gone wrong. Missing someone in your bed. You have been blind for so long. It doesn't matter if she's dead. You know you're growing old. Now her pennies up are red, and her lipstick's on my This is Live Motel. The Black Camarillos, questa sera Live Motel con tutta l'energia e il potere di questa musica che è veramente vitale, ecco, si può dire così, che è la musica che voi avete da una vita, che ascoltate da una vita, suppongo. Io da quando andavo alle medie, lui probabilmente da prima che nascesse. Assolutamente, perché poi per arrivare a un tipo di percorso del genere è ovvio che partire già da ragazzini, da 12 anni, così. Tu con cosa hai... Qual è la band che ti ha folgorato? Quando... Guarda, io ascoltavo Eminem in prima media. A un certo punto un mio carissimo amico mi fa ascoltare un brano del primo disco degli Iron Maiden. E io lì ho detto... Iron Maiden. È comprensibile, sì. Tra l'altro ricordiamo che, parlando di Iron Maiden, che c'è il primo cantante, appunto Paul Di'Anno, che è messo molto male in questi giorni. Stanno anche cercando di raccogliere dei fondi per farlo operare, mi pare, perché c'ha le ginocchia, le gambe, che sono, è messo molto male. E infatti siamo tutti un po' preoccupati, perché quest'anno, sì, infatti è stata comunque una grande voce che ha caratterizzato il primo e il secondo album Killers. Poi è stato sostituito perché aveva qualche problemino di dipendenze. Essendo che loro sono invece molto, molto, molto dritti, no? Steve Harris è proprio. Sì, esatto. È un papà, no? Sì, assolutamente rigidissimo su questo. Infatti sono sanissimi, a parte le birre che fanno gli inglesi. Inglesi. L'alcol è lecito. Ma poi, vabbè, un po' tutta il nord Europa, no? Con le birre. Anche vabbè, Germania, ovviamente, è famosa per le birre buonissime. Con l'Inghilterra, anche. Ma anche solo paesi come la Repubblica Ceca, no? Insomma, bevono tantissimo, ma bevono con anche le signore. Non è considerato lì come in Italia una bevanda, diciamo. Esatto. Di ma la birra in fondo è considerata una delle più ricche bevande, non in assoluto. Sì, a me piace. Anche so a me. Che tra l'altro in Repubblica Ceca fanno anche le spa. Ecco, questo non lo sapevo, e ti assicuro, io amo le spa, quindi andrò a cercarmele appena sarà possibile tornare alla normalità con i voli. Andrò a fare sicuramente una spa con la birra. Da fare. Quindi Iron Maiden tutta la vita, effettivamente, perché hanno io stesso, chi poi vedrà questo video su YouTube, sul canale YouTube di Live Motel e DJ Fox Radio, vedrà la mia maglietta di Iron Maiden che spesso appare addosso a me. I testi invece delle vostre canzoni, a cosa vi ispirate? Di cosa raccontano? Allora, i testi raccontano argomenti vari, per esempio un rapporto che sia, cioè, la differenza che c'è tra stare con una persona per denaro e stare con una persona per amore, ama. Certo. Poi altri testi, cioè, non sono mai argomenti tanto impegnativi, sono sempre argomenti che possono riguardare ognuno di noi,
di vita quotidiana, niente di trascendentale. Uomini che si mettono in testa di cambiare vita dall'oggi al domani, certo, e cominciare a mangiare sano, no? E poi alla fine invece non tornano, non si sempre fa assolutamente nulla a birra e patate, carboidrati piuttosto che pasta e lasagne. Sì, e poi per esempio Phil Electric dice: mi sento elettrico senza bere, senza fumare. È quasi un messaggio, no? Che si può stare bene e sì, essere carichi, esatto, elettrici anche senza, sì, quando suoniamo penso senza che ricorrere, emaniamo volt da ogni poro, no? Bisogna dirlo, senza sostanze strane, esatto, esatto, assolutamente, sì, sì, sì. Beh, sì, poi sì, comunque i musicisti sul palco si cibano anche proprio dell'adrenalina, no? Sì, sì, assolutamente, dell'energia, diciamo, che prima manda il pubblico, no? Che ti carica, assolutamente, è una cosa bellissima. Allora ragazzi, abbiamo ancora due brani per arrivare alla fine di questa puntata che abbiamo scelto di farvi suonare, di spremervi veramente fino in fondo. È un piacere, è un piacere. Allora, i prossimi brani si chiamano... ultimi due. Sì, gli ultimi due si chiamano Lava Lamp e I Feel Electric. Eccoli qua ancora, The Black Harmony Loss, Live Motel. Having a coke, I feel electric. I feel electric. I feel electric if you touch me.
feel electric, just like me. Let's be electric. Do you wanna be my electric queen? Do you wanna see? I feel electric. We don't need a bottle, we don't need a smoke. We could get electric, just having a coke. Yeah, I feel electric. Oh yeah, I feel electric. This is Live Motel. The Black Amadillos, questa sera Live Motel, questa era Feel Electric, che è il brano che apre questo incredibile album che abbiamo qui, tra l'altro in carne e ossa, è vinile si può dire. Lo vediamo, è un disco veramente da avere, assolutamente. Quindi, grazie Mauro. Allora ragazzi, come si fa per avere questi dischi? Intanto, vabbè, si trovano su tutte le piattaforme fluide, liquide, no? Possibili, immaginabili, sì, per ascoltarli, esatto. No? Quindi si paga la quota mensile e si ha la possibilità di fruire di questi servizi. Sì, esatto. E poi invece ci sono i CD e gli LP. Sì. Come si arriva all'LP? L'unico modo è, se non si è di Genova e quindi venisci a trovare a casa, è contattarci in qualche modo su Facebook, Spotify, i CD è sempre sì. Allora, intanto diamo subito i riferimenti su Facebook. The Black Armadillos, è facilissimo, è vero? Sì, basta cercare The Black Armadillos su Spotify e Facebook. Instagram, scusa, ovviamente. Esatto, sì, Instagram. Vi apparirà una foto di mio dio, il logo del, che non è altro che il questo, del primo disco, certo. Quindi non potete sbagliare. Ecco, i CD è la stessa cosa, ma però non li spedite voi, o li spedite anche? Sì, possiamo spedire, sì. Ok, importantissimo. Ecco. Allora, voi avete già un po' di date per il prossimo futuro, tipo da ottobre in poi? Oppure le rimandiamo direttamente al sito per l'aggiornamento? Allora, suoniamo stasera, Gallarate, punto. Sì. sì. No, non abbiamo ancora nulla in programma, ci saranno senz'altro delle date. Certo. Ci saranno, sappiamo che ci saranno, ma... Avete un management, ancora. Avete... Sì, siamo seguiti da un'agenzia. Assolutamente, anche perché è un percorso che è molto importante, quindi è anche importante proprio avere un qualcuno che sappia anche come muoversi, no, in questa direzione. Sì, anche perché pensiamo che aspettare che la manna... Eh no, bisogna rimboccarsi le maniche, esatto, assolutamente. Bisogna muoversi cercando di farlo nel modo giusto, pensiamo che stiamo lavorando nel modo giusto, speriamo. State per caso anche già lavorando a qualche brano, oppure avete già dei brani che sono magari già stati scritti in fase di scrittura di questo album qui, oppure aspettate di scrivere ancora? Allora, noi stiamo scrivendo nuovi pezzi per il prossimo. Per il futuro, certo. Sì. Adesso è appena uscito questo e non voglio farvi fretta. Sì, no, assolutamente. Li stiamo scrivendo, è tutto ancora inedito. No? Certo, sì. Penso... qualche mese ancora, qualcosa si potrà già
ascoltare. Beh, intanto viviamoci questo disco qui e bisogna impararlo, bisogna ascoltarlo, perché esattamente, sì. Cioè, adesso c'è il primo disco. Non che... facciamo un discorso di usa e getta, perché no, è tristissimo. No, assolutamente, no? Altrimenti ne abbiamo lavorato. I dischi una volta li compravi e ti spendevi i tuoi soldi e avevi un qualche cosa che dovevi comunque per forza ascoltare e dovevi sfruttarlo, no? Praticamente. Sì, sì. Oggi il lavoro delle piattaforme digitali sta un po' nel fatto che è tutto così facile, no? Tutto così immediato, che è anche facile lo skip, no? Dici, boh, sì, tanto chi se ne frega, non hai pagato niente e non ti costa niente, quindi è facile passare al prossimo, no? O anche al prossimo artista. Quindi bisogna invitare a concentrarsi, no? Un po' di più sulla musica che stai ascoltando e non solo dargli un ascolto, però impegnarsi un po' ad ascoltare quello che hai sotto. Sì, anche perché c'è tantissimo lavoro dietro, cioè, i musicisti lavorano tanto, tanto per scrivere, tanto per registrare, tanto per portare la musica su supporti fisici, perciò supportiamo un po' questa categoria che specialmente nel nostro paese non è tanto... Assolutamente, anche perché in Italia hanno più, diciamo, più fortuna forse le cover band, io dico spesso, sì, la fortuna, sì. Ma nei locali se sei una cover band di Ligabue e di Vasco Rossi ti fanno suonare, se dici un materiale inedito, però quante persone portate? Cioè, è una fatica, lo so, ma penso sia solo in Italia il discorso. Credo anch'io, sì. Black Amadillos, buonasera. Grazie a te, Mauro. Ciao. DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.